Amici di Varesotto, ci troviamo al chiostro di Voltorre. Questa sera sono in buona compagnia, adesso ve li presento. Buonasera, siamo in compagnia di? Marco Bioli, presidente del distretto Due Laghi e mi occupa di attrattività turistica e questa sera abbiamo l'onore di avere Antonio Pedretti, un grandissimo pittore che per noi è un fiore all'occhiello per Gavirate ed è una vetrina importantissima e siamo veramente felici anche dell'afflusso di pubblico che è veramente straordinario. Bene, invece questa bella signora. Grazie, sono Silvana Alberio, sono sindaco di Gavirate, presidente dell'associazione Amici del Chiostro, quindi sono qua con la doppia funzione e col doppio piacere di ospitare una mostra così importante, ma soprattutto con un'affluenza di pubblico così imponente. Ci aspettavamo tanta gente, ma non così tanta, insomma, però voglio dire, diciamo che questo pittore, che è il nostro pittore per eccellenza, merita tutto questo pubblico assolutamente. Bene, buonasera anche a lei. Buonasera a lei, sono Piero Lotti, direttore artistico dell'Associazione Amici del Chiostro che gestisce dal 2006 le attività culturali al Chiostro di Voltorre e non posso che unirmi al plauso dell'iniziativa e alla soddisfazione della Presidente per la grande affluenza di pubblico, davvero oltre tutte le migliori aspettative nostre. Un grande successo. Con me Giorgio Ginelli, vicepresidente della provincia di Varese. Buonasera, cosa ci può dire? Buonasera, che questa è una manifestazione di grandissimo livello, essere qui nel Chiostro di Voltorre che è di proprietà della provincia di Varese significa per noi avere la realizzazione di qualcosa che è molto ben fatto. La mostra di Antonio Pedretti, un artista di livello nazionale, fa sì che questo luogo con la sua arte venga oltremodo sottolineato, oltremodo diciamo fatto conoscere. Ecco, l'impegno di provincia di Varese fa sì che l'accoppiata, luogo e mostre di questo livello possa andare avanti ancora nel tempo. Romano Oldrini, con noi, cosa ci può dire di questa mostra? Beh, posso dire che io sono amico fraterno di Antonio da 40 anni, lo seguo, lo picchio, ecco, lo martello, scrivo anche dalla sua opera, l'ho mandato in crisi anni fa, quando ad una biennale io che ero amante delle avanguardie l'avevo un po', come dire, cooptato nel cervello e lui da allora per qualche anno non aveva più dipinto e poi si è rimesso a dipingere come lui sa fare. Quindi lui stasera mi ha invitato qui, secondo me è per guadagnare tempo prima dell'arrivo di Sgarbi, detto fra noi. Però mi ha fatto piacere, sono amico intimo, ho anche scritto una piccola biografia, una modesta biografia della sua opera fino a qualche anno fa, non è ancora morto, quindi dobbiamo continuare il percorso. Ho visto le opere nuove, questi bianchi che sono tutt'altro che pacifici, come potrebbe suggerire il titolo Bianco Lombardo, sono invece tele competitive, tele a volte cupe, che sono un po' l'espressione della sua pittura da 40 anni, anche le sue paludi esprimevano un senso di dialettica interiore molto forte. Quindi pubblico bellissimo, Chiostro dove abbiamo vissuto per 20 anni, l'abbiamo recuperato per 20 anni e adesso affidiamo al nostro assessore Tognola questa gatta da pelare, il mantenimento e l'apertura del Chiostro. Spero davvero che Tognola, che è un ragazzo intelligente, dia una mano agli amici del Chiostro e anche a tutti gli amici del Chiostro e di Antonio Pedretti. Noi stiamo cercando di ridare un'identità al Chiostro, questo è lo sforzo che stiamo facendo insieme al Comune di Gavirate, insieme all'Associazione Amici del Chiostro, insieme ad altre associazioni. Questa mostra di Pedretti è di buon augurio, sia per la presenza nutritissima di visitatori, ma anche perché le sue opere, come dice Sgarbi nella sua prefazione al catalogo, ci fanno capire che c'è una relazione con il lago, ma questa relazione non è la semplice riproduzione naturalistica, ma è una riflessione all'interno dell'artista che riproduce poi questi paesaggi che sono paesaggi dell'anima. È quello che vogliamo fare noi qui al Chiostro, dargli un'identità che non sia semplicemente localistica, ma che parta dal luogo per volare alto. Antonio Pedretti, allora alle mie spalle una sua opera. Cosa ci può dire dei suoi quadri?
Cosa posso dire? Io posso dire che questi quadri sono, prendono l'ispirazione, diciamo, in un certo senso da questi luoghi. È per questo che questa mostra ha voluto partire proprio da qui, insomma.